Riparte dopo lo scontro diretto di sei giorni fa la difesa del primato in classifica del potenza dall'assalto della Cavese e l'attacco al secondo posto occupato dai campani da parte del Cerignola. Venticinquesima giornata del campionato di serie D prima delle ultime dieci puntate della stagione regolare. 30 punti in palio e 5 da recuperare dalla piazza d'onore per i giallo blu di Teore Grimaldi che proveranno a trasformare l'inevitabile delusione per il successo contro la prima della classe sfumato proprio al novantesimo in rabbia agonistica in vista dell'insidiosa trasferta di Torre del Greco si giocherà domani allo stadio Amerigo Liguori a partire dalle ore 15 sugli spalti non ci sarà spazio per i tifosi ospiti, il Cerignola vuole ritrovare fortemente la via del successo ma occhio alle motivazioni della Turris alla ricerca di punti importanti per attirarsi fuori dall'attuale complicata situazione di classifica, abbinamento sulla carta abbordabile per il Potenza che alle 14.30 ospita al Viviani una versa in serie positiva da quattro partite ma per nulla irresistibile la Cavese, seconda forza del giro non H, giocherà invece in casa il derby campano con il Pomigliano caccia a punti importanti in chiave playoff sulla Murgia l'Altamura con la novità Angelo Bencivenga in organico difensore ex Foggia è chiamato alle 14.30 a riscattare proprio lo scivolone di Aversa nella sfida casalinga contro un'altra rappresentante della campagna, la frattese il Gravina, mezz'ora dopo giocherà a Nardò uno scontro diretto fondamentale per le ambizioni di rientrare tra le prime 5 della classifica ...sarà anche l'unico a fare tutto Pugliese della domenica... ...vuole rimanerci nella griglia destinata agli spareggi... ...invece il Taranto che ospita lo Iacovone e il Francavilla... ...in Sinni lottano per altri obiettivi... ...invece Alto Tavoliere San Severo... ...di scena in trasferta col Gragnano... Manfredonia e Sporting Fulgor... ...quest'ultime due sempre più distanti dalla salvezza... ...dopo i recenti risultati negativi... ...i Sipontini affronteranno il Miramare e la Sarnese... ...in una gara veramente da ultimissima spiaggia... La Cenerentola del raggruppamento giocherà oggi al San Sabino di Canosa l'anticipo casalingo con il Picerno.